Intitolo questo video Ritorsione. Perché ritorsione? Perché qualsiasi cosa noi andiamo a disarmonizzare, cioè smettiamo di seguire quelli che sono gli equilibri armonici dell'universo e della natura, si ritorce contro di noi. Qualsiasi cosa noi cerchiamo di portare al di fuori dell'armonizzazione amorevole su cui tutto è costruito, si ritorce contro di noi. Non c'è via di scampo. Perché noi stiamo perdendo la nostra libertà? Prima di tutto perché non sappiamo cos'è la libertà, ce l'hanno insegnato male e quindi la usiamo male. Usandola male la perdiamo, perché la libertà non è fatta per essere usata male, è fatta per essere usata bene. Quando noi usiamo male l'amore lo perdiamo, quando noi usiamo male uno strumento facciamo danni, insomma, le cose vanno usate bene. Ma per usarle bene bisogna imparare ad usarle e capire a cosa servono. Possiamo tranquillamente partire dalla libertà, che la libertà non è il volo di un moscone e nemmeno star sopra un albero. La libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione. Questo ce lo spiegava Giorgio Gaber in una canzone sua molto bella. E noi perché usiamo male la libertà? Perché non abbiamo colto questo messaggio. Cioè, secondo noi la libertà spesso non la intendiamo come partecipazione, ma la intendiamo come poter fare quello che vogliamo. E la libertà non è questo. Libertà è partecipazione, come diceva il buon Giorgio Gaber. Libertà è essere costruttori nel progresso e nella conoscenza dell'amore universale. Questa è la libertà. Non ve ne sono altre di libertà. Libertà non è il poter comprare quello che voglio, anche perché siamo in un sistema che non mi permette di comprare quello che voglio, ma mi permette di comprare quello che vogliono farmi comprare in base alle mie risorse. Quindi già quella non è una libertà, è uno stare dentro un sistema che non ho costruito io, ma che mi hanno costruito. E quella non è libertà. La libertà non è poter andare in giro liberamente in un sistema comunque io posso andare in giro liberamente, sì, ma liberamente a seconda di ciò che mi viene permesso in quel sistema. La libertà va oltre. Va oltre alla modalità banale di cui molti di voi, fortuna non tutti, ne sono a conoscenza. Perché la libertà passa attraverso un'identificazione personale, cioè mi sento libero di poter contribuire, di poter partecipare con il mio pensiero, con la mia parola, con la mia opera all'evoluzione la libertà. Non imponendo, ovviamente, il mio pensiero, portandolo a conoscenza
e dando modo agli altri di poterlo cogliere ed eventualmente migliorare se necessita di migliorie. E questa è la libertà. La libertà non può essere legata al giudizio altrui, che anche qui sul giudizio poi bisognerebbe veramente aprire un grande capitolo, perché spesso chi giudica lo fa per nascondere a se stesso i propri errori. Ci vado a vedere il pelo nell'uovo di un'altra persona e non guardo la trave che ho nell'occhio io. Cioè, spesso nel giudizio degli altri ripongo i miei difetti. Anche questo va tolto. Oggi noi perché stiamo perdendo tutti i nostri diritti di libertà? Senza accorgercene pian piano con l'effetto della rana bollita, perché noi non sappiamo cosa vuol dire veramente essere persone libere. E quindi, non conoscendo la libertà, non la possiamo difendere. Perché secondo noi la libertà è limitata al fatto di poter agire con i mezzi che ci mettono a disposizione nel preciso momento in cui noi vogliamo agire. E per noi il concetto di libertà finisce lì. Per molti di noi, non per tutti, per fortuna. Però chi aveva un concetto forte, preciso, umano, divino di libertà, spesso si è trovato in una condizione di doverlo pagare anche con la propria pelle. Ma evidentemente, come spesso si dice, la storia insegna sempre, ma non ha scolari. Perché certe scene sono cicliche, continuano a ripetersi fino a quando impareremo la lezione, forse, no? Se noi facciamo male un anno scolastico, ce la fanno ripetere. E così è la vita. Se noi non ne comprendiamo le lezioni, ce le fa ripetere. Non è che bisogna porsi chissà quali domande. È tutto ciclico, è tutto armonico. Fin quando decido di cambiare. Noi siamo nell'era del capitalismo. Abbiamo scelto di accettare e condividere questa era, non ci sono molte soluzioni. O ci togliamo da questa era, nel senso cerchiamo di costruirne una diversa, oppure, stando in questa era, continueremo a essere soggiogati dai dominatori di questa era. Questa che hanno il potere di poter stampare una cosa che a noi serve in questo sistema, che è il denaro. Quindi il sistema sa benissimo come controllarci, ricattarci, tenerci a bada.
E il soggetto che si accontenta di essere controllato, tenuto a bada e ricattato, dovrebbe in teoria sentirsi sminuito, ma questo non accade perché il soggetto stesso non se ne rende conto. Non se ne rende conto per un'infinita serie di motivi che vanno dall'educazione alla scuola, all'impulso fonetico tramite le parole, visivo e anche vibrazionale che continuamente questa società trasmette al soggetto. La libertà passa attraverso la conoscenza, la sapienza, l'informazione corretta, lo studio di se stessi innanzitutto. Noi dobbiamo star bene con noi stessi, ma non solo, fare il bene di noi stessi. Chi non fa il bene di se stesso non può trasmettere il bene agli altri. Noi dobbiamo smettere di avere questa presunzione di poter essere d'aiuto agli altri e far star bene gli altri se non riusciamo a far star bene noi stessi. Non possiamo far star bene gli altri se non stiamo bene con noi stessi, anche se magari all'apparenza potrebbe sembrare diverso, ma è così. È difficile spiegare il concetto di libertà, veramente difficile, perché siamo in un'epoca dove c'è tanto rumore, dove le possibilità di far meditazione devono essere particolarmente indotte, stimolate. Perché il pensiero unico dominante della capitalizzazione ci invade un po' dappertutto, ci raggiunge dappertutto in qualsiasi modo, con messaggi subliminali, con un cercare di invogliarci a consumare sempre di più, a confondere il superfluo con il necessario. E questo diventa problematico. Io oggi posso tranquillamente comprarmi, anche se non me lo dovessi permettere, magari tra i meno abbienti, posso tranquillamente comprarmi una macchina, un telefono. Certo che li posso comprare. Però non posso magari esporre un mio pensiero critico. Però non posso magari dire la mia, se no vengo accusato. E allora quella che libertà è? È una libertà in un recinto. Se tu vivi bene in quel recinto starai sempre bene, ma se guardi fuori e ti avvicini al mondo fuori da questo recinto non va bene. Perché potresti distruggere il recinto.
In questo periodo storico è veramente possibile imparare tanto, cioè ci sta insegnando tanto questo periodo storico. E noi abbiamo due opportunità, grandi opportunità. Quella più bella è la prima che vi dico, che è quella di rimetterci a studiare in ciò che noi crediamo. Questa è la prima e la più grande opportunità che noi abbiamo a disposizione. La seconda opportunità, ovviamente, sempre quella più facile, di staccarci pian piano dalle menzogne raccontate dal sistema attuale vigente. Purtroppo so che non è facile, so che ci sono tanti ostacoli, ma è un passo necessario da fare se noi vogliamo riappropriarci della nostra libertà, ma non solo, anche della nostra umanità. È vero, sentivo il professor Meluzzi che diceva chi ha la carta stampata in mano vince, ed è vero, in un sistema capitalistico è vero, perché chi stampa denaro e ormai si è comprato tutti i mezzi di informazioni e quasi tutte le aziende strategiche, ormai, voglio dire, quelle che non ha ancora comprato le compreranno a giorni, il sistema che mette più capitale vince. È ovvio questo, no? Se voi avete un'azienda che non sta andando per il verso giusto e invece di trovare quello che vi aiuta a tirarla in piedi, trovate quello che vi aiuta a svenderla, è chiaro che poi le cose non funzionano. Suggerimento che do io è quello di fare una buona ricerca interiore, di cercare di spiegare a se stessi, comprendendola, la libertà e poi di mettersi al lavoro ovviamente per la propria evoluzione. Questo è il minimo che si può fare e se lo si inizia a fare costantemente dà anche un certo tipo di risultato. Ma bisogna crederci, bisogna sentire questa modalità propria. Bisogna crederci, altrimenti non è possibile. Oggi non vado troppo per le lunghe, mi fermo qui perché credo che di materiale riflessivo ce ne sia abbastanza. Non è cosa da poco il capire la libertà, questa bellissima parola, tanto usata male e bistrattata in questi ultimi periodi. Quindi continuiamo a resistere, continuiamo a sentirci uomini liberi, ma comprendiamo il senso di questa libertà, cioè rendiamoci partecipi. Cerchiamo di renderci il più possibile partecipi
partecipi alla vita di ciò che sta attorno a noi. Bene, concludo per oggi. Vi auguro una buona introspezione interiore e a presto.